No, ma grazie, è vero, te molti punti, infatti hai una buona officina, nessuno contesta questo. La prima parte non mi è piaciuta dei discorsi quando dici, vabbè, i furti in auto, ma chi se ne frega, il tuo non è un canale di pubblica sicurezza o di polizia, il tuo canale stavo dicendo plein air van life, il tuo è un canale di auto, cioè se ti rubano la borsetta, state attenti, io non... Se c'è qualcuno che rompe le balle, non gli do da dire, è finita. Vabbè, comunque, chiusa questa parentesi. La seconda parte, che poi non interessa a nessuno. La seconda parte, hai detto giustamente una cosa, che le auto moderne sono molto meglio delle auto vintage, le auto di una volta, che spaccavano tutto. Perché c'è gente sul web che va dicendo che invece erano meglio le auto di una volta, che addirittura le auto d'epoca sono meglio delle auto di adesso. C'è una vulgata, per adesso sono i touchscreen. C'è una vulgata che dice che era meglio, si stava meglio, come una volta che dicevano si stava meglio con la Prima Repubblica che con la Seconda, capito? Dimenticandoci che nella Prima Repubblica avevamo di Pietro e compagnia varia, capito? Anche nella Seconda, poi dopo Tonino ha fatto Italia dei Valori, un movimento politico. Comunque vabbè, non frega niente a nessuno. Adesso voglio fare un video con tutto l'elenco di tutte le auto che proponi, così anche la tua clientela può vedere i miei video. Io orgogliosamente ho raggiunto 300 pive, che non è male, secondo me, come punto iniziale. Poi è chiaro, arrivare ai tuoi 112 sarà di... ecco, l'auto bianchi 112. Dovrei fare un video sull'auto bianchi 112. Aspettiamo auto nuove, modelli nuovi da analizzare, da parlarne. Domani vado a farmi un bel bagno al mare, mi schiarisco le idee, così farò un bel video, lo faccio stasera o domani, non lo so, riguardando tutte le auto che proponi, esprimendo i miei pareri, sempre con educazione, con rispetto per la persona, per l'uomo, e salutami Gab.